abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Ciao a tutti e ben ritrovati nella cucina dei Suburban Grill. Da oggi a Grigliate Urbane iniziamo a sperimentare e conoscere una carne molto pregiata, la Wagyu italiana. Questa carne ormai conosciuta in tutto il mondo per le sue caratteristiche organolettiche e soprattutto per il suo valore economico, ha origine in Giappone, dove viene ottenuta grazie a bovini alimentati a barbabietola, cereali e patate, insieme a una razione giornaliera di birra e tanti massaggi eseguiti manualmente su ogni capo. Ma da oggi possiamo assaporare questa prelibatezza anche in Italia. Abbiamo infatti scoperto nella pianura padana, in provincia di Lodi, la cigolina, un allevamento molto innovativo nel quale hanno dato vita ad un progetto di bovini Wagyu nati ed allevati nella loro azienda italiana. Iniziamo questo percorso con un piatto molto semplice e dalla portata di tutti, gli spiedini. Per impreziosirli senza prevaricarne il gusto utilizzeremo il rub universale speziato del nostro partner Venecu e inoltre, come sempre, utilizzeremo il carbone naturale di antiche carbonaie. Non ci resta che metterci all'opera, allora buona visione! Prendiamo un taglio di carne che è molto comune sulle nostre tavole, lo spiedino. In realtà questo è davvero speciale perché è realizzato con carne di Wagyu F1 del nostro partner, la cigolina. E anche se tagliata a pezzi, si nota subito l'elevata amarezzatura e l'inconfondibile profumo. L'amarezzatura rappresenta le infiltrazioni di grasso. Questo tipo di carne ne ha molte, ma attenzione, questo è sinonimo di qualità. Infatti parliamo di grassi poliinsaturi che contribuiscono ad aumentare la morbidezza ed il gusto della carne, ma non fanno male. Ne risulta una carne molto saporita e noi vogliamo provare a impreziosirla con una preparazione semplice ma che ne esalti le caratteristiche. Quindi dopo aver cosparso gli spiedini di olio extravergine d'oliva, prendiamo il rub universale speziato di Venecu, il nostro partner. È un rub dal sapore mediterraneo, molto fresco e stuzzicante. A base di sale, pepe nero, limone in polvere, rosmarino, salvia, origano, timo e menta. Già dall'applicazione si percepisce un profumo delicato ma inebriante. È composto da una grana grossolana che sarà sicuro stuzzicante durante la masticazione. Applichiamo il rub su ogni lato degli spiedini senza coprire del tutto la carne. Completiamo e lasciamo riposare per circa mezz'ora per far insaporire meglio. Nel frattempo prepariamo il nostro barbecue urbano. Utilizziamo come sempre il favoloso carbone di antiche carbonaie. Faremo una cottura diretta, quindi abbiamo bisogno di alta temperatura in poco tempo. E dopo mezz'ora la brace è pronta e ardente. Abbiamo la temperatura giusta per inserire i nostri spiedini di Wagyu direttamente sulla griglia. Li disponiamo un po' distanziati l'uno dall'altro, in modo da consentire ad ognuno di prendere calore e fumo su ogni lato.
Il connubio di profumi che si genera tra il carbone naturale, la carne di wagyu in cottura e le spezie mediterranee di Venekou regala sensazioni inimitabili che solo con prodotti di eccellenza come questi si possono ottenere. Data l'alta temperatura, consigliamo di girare spesso gli spiedini per cuocere la carne in modo omogeneo e non seccarla. E come sempre restiamo incantati a contemplare il fascino della carne alla brace. Un'ultima rigirata cercando i punti della griglia più caldi. E siamo pronti a rimuovere gli spiedini dal barbecue. E poniamo nel piatto dei capolavori alla vista e all'olfatto. E non ci resta che affrettarci per deliziare anche il palato. È davvero sorprendente il profumo che sprigionano. E ancora di più la morbidezza tipica di questa preziosa carne. Succulenta, gustosa e impreziosita con il rub di Venekou, che come ci aspettavamo ne ha esaltato le sue caratteristiche organolettiche uniche. E buon appetito dai Sudurban Grill!